Io sono particolarmente oggi felice di avere Daniela Porto qui a Cosenza, peraltro in un aperinchiostro al bar, con questo bellissimo libro, Il mio posto è qui, da cui è stato tratto un film che sta avendo grande, grande successo. Ce lo racconti un po'? Sì, allora, Il mio posto è qui racconta l'amicizia tra due persone un po' particolari, ambientata intanto in Calabria, subito alla fine della Seconda Guerra Mondiale, racconta la storia di Marta, una ragazza madre che si ritrova suo malgrado a dover sposare un uomo che non ama, e durante i preparativi di questo matrimonio incontra Lorenzo, l'omosessuale del paese, che l'aiuta a organizzare il suo matrimonio. Durante questo incontro, quindi, tra due emarginati, la ragazza madre e l'omosessuale, si inizia per entrambi un percorso di presa di coscienza e di emancipazione femminile molto importante. Poi si vedrà, insomma, guarda, raccontiamo. Io questo libro l'ho letto, Marta è in ognuno di noi, guarda, è una sorta di metafora dell'emancipazione, ma anche, guarda, l'archetipo delle nostre esistenze. Sì, esattamente. E da lì, poi, da questo romanzo è stato tratto anche un film. Di cui sei co-regista. Sono co-regista insieme a Cristiano Bortone, che nella mia vita è mio marito, è interpretato da una bravissima Ludovica Martino Romana, che ha fatto un lavoro eccellente con il dialetto calabrese, e da un bravissimo Marco Leonardi, invece calabrese, conosciuto ovviamente Anime Nere, Anime Nere, Il nuovo cinema paradiso, Come l'acqua per il cioccolato, e quindi mi sento molto fortunata perché ho avuto la possibilità di partecipare a due creazioni artistiche con due linguaggi completamente differenti, il romanzo e l'opera filmica. Anche di libertà e di emancipazione, che nasce proprio fra due persone che per la società dell'epoca, fondata sul patriarcato, erano per motivi diversi appunto due emarginati, e quindi il grande antagonista dei due protagonisti è proprio il patriarcato. La donna deve stare a casa, la donna deve dire se il signor sia al marito o al padre o al fratello o quello che sia. E questo per me è molto importante, perché per tanto tempo anche noi siamo stati complici di questo sistema.